10 agosto 1920. Le potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale impongono all'Impero Ottomano il Trattato di Pace di Sèvres. L'accordo di pace prevede sfere di influenza e di controllo degli alleati su una vasta zona degli stretti, la cessione di una parte della Tracia alla Grecia, il riconoscimento dell'indipendenza dell'Armenia e la concessione di un'autonomia locale ai curdi. La rivoluzione nazionalista promossa da Mustafa Kemal Atatürk, che darà vita alla Turchia moderna, impedirà l'attuazione di tali accordi, che verranno profondamente modificati con il Trattato di Pace di Losanna del 1923. Il Trattato di Sèvres non ebbe lunga vita. Già 2 anni dopo fu annullato e sostituito da un nuovo Trattato di Pace, quello di Losanna. Nella storia viene infatti ricordato per il clamoroso errore che fu commesso nel dettare unilateralmente pesantissime condizioni alla Turchia. È vero che l'Impero Ottomano usciva sconfitto dalla Prima Guerra Mondiale, ma le imposizioni che erano state poste dagli alleati sarebbero state eccessive anche per una nazione sconfitta duramente. Per cui, anche se il trattato ebbe 4 firmatari per conto del governo ottomano, l'accordo in realtà non fu mai ratificato dal Parlamento e in Turchia si scatenò la protesta e la rivolta dei nazionalisti che fecero nascere perfino un governo separatista. La successione degli eventi creò una fortissima instabilità in tutta la Turchia e nel Medio Oriente, culminata con la violenta ripresa della guerra di indipendenza turca. Oggi, se in Turchia il nazionalismo ancora sopravvive e ha perfino ritrovato vigore, molto lo deve proprio a quel brutto ricordo che le troppe pretese del Trattato di Sèvres ha lasciato sul popolo turco.